The Show. Sei già abbonato a The Show Plus? Se hai già cliccato su abbonati, sai che solo su Plus troverai video che non possiamo caricare qui perché verrebbero bloccati. Ho una visione. In un mondo dove sembrano regnare le tenebre della menzogna e della falsità, solo una luce può illuminare le nostre coscienze, la luce degli onesti! Io onestamente non ci sto capendo un c***o con tutte queste zone colorate. La mascherina, mettiamola! Non per il virus, ma per la faccia alla pirla. Sono solo onesto. Anche da casa, onestà immobiliare! Pronto? Buongiorno. Sì. Ah, salve, sono Franceschino. Mi sono fatto dare il suo contatto da un mio collega perché vorrei vendere una casa. Non so chi gliel'ha dato, ma va bene lo stesso. Niente, volevo avere due informazioni per capire un attimino. Mi dica, vediamo, no. Se posso. Ok, banalmente, quanto vi prendete di commissione voi? Mediamente quello di mercato, che è il 3%. Sti c***o, bro. Come? No, dico sti c***o. Ma io non so con chi si è abituato lei a parlare, ma non mi sembra un'espressione molto felice. No, scusi, sono stato fin troppo onesto, ha ragione. Per bacco è tanto. Senta, io non avrei molto tempo per questa conversazione. Se vuole mi faccia un'email. Per 4 annunci il 3% mi sembrava un po' tanto. Ma lei, ma chi crede di essere? Il più intelligente della squadra? No, no, era o solo... Parla perché c'ha la lingua in bocca e non è collegata bene al cervello. Solo il più onesto, se vogliamo. Ma succede, No, ma no, non è il mio caso, ero solo il più onesto. Ma non lo so, io se non è il suo caso non starei giudicando. Da quello che come si è attenendo che è una persona molto maleducata. Parla male... E soprattutto fare gli appartamenti senza sapere quello che dice. Non confondiamo l'onestà con la maleducazione. Pronto? Sì, pronto, salve. Deve essere caduta la linea poco fa. Adesso è occupato, dica a me. Ah, è occupato. Allora io semplicemente ero stato onesto, anzi voglio essere anche onesto con lei, mi chiedo cosa c***o servono le agenti immobiliari, visto che con internet si può fare tutto adesso, da casa. Allora lei faccia tutto in internet, scusi. Se io non voglio pulire casa mia, sì? Prendo la colf e mi pago il servizio, altrimenti mi pulisco casa. Assolutamente, però insomma io... Quindi? Lei mi parla di libero mercato, io le parlo anche di libero pensiero e io le dico che quando venite a citofonare sul volete vendere la casa, a me stanno sui coglioni queste cose. Sì, ci siamo capiti, d'accordo, sì. Va bene. Onestà calzante. Pronto? Pronto, buongiorno, negozio di scarpe? Sì, buongiorno, un'informazione, oggi siete aperti? Sì, fino alle 7:30. Ah, perfetto, penso di passare per le 16 e rimanere fino... Siamo qua. E rimanere okay. Fino a chiusura. Meno male, quante scarpe vuol comprare? No, guardi, a essere onesto nessuna. Sto scherzando, no, dai. No, è che ha ragione, siccome è simpatica voglio essere onesto con lei. Io sono un amante del piede maschile e femminile, un feticista. E quindi verrei in negozio per rimanere in un angolo e guardarmi lo spettacolo dei Ma non ce lo facciamo fare, che lo dico io. No, io sono stato onesto con lei, l'ho avvisata. Lei... Un paio di scarpe e poi, vabbè. No, signora, io sono stato onesto con lei. Io vengo, lei non può non farmi entrare perché sarebbe impedire a una persona. Ma ah, ecco. Però più di tanto noi non la teniamo. Ho capito, ma io voglio stare lì e annusare i piedi di chi si prova le scarpe. Ovviamente chiedo il permesso. È un po' difficile che facciamo rimanere qua. Glielo dico chiaro e papà. Vabbè, io glielo dico chiaro che io verrò. Se lei vorrà chiamare poi le forze dell'ordine per cacciarmi, ma io non. Senta, perché mi sta facendo tutti questi discorsi un po' così del cavolo? Voglio leccare i piedi dei suoi clienti, signora, e sono stato onesto dall'inizio. È difficile che lo possa fare. Ho capito, ma lei apprezzi l'onestà, cioè chi vuole glieli annuso, chi vuole glieli lecco. Ho un cliente da servire. Allora lo avvisi, dica al cliente di togliersi le scarpe che arrivo a leccarli tra l'alluce e il secondo dito del piede. Ma lei penso che durerà poco qua dentro, arrivederla. Ma io durerò pochissimo, signora, perché mi piacciono troppo i piedi. Onestà scam. Sì, pronto, salve. Ho visto l'annuncio della PlayStation 5 Standard Edition. Posso essere onesto con lei? Perché costa 7,50? Allora, conta che noi l'abbiamo messa quel prezzo lì perché è stata acquistata al Day One come un regalo e si vende a quel prezzo, quindi ci siamo accodati anche noi lì. 7,50 sì. La PlayStation con il joystick aperta, già usata. Aspetta. È aperta ma mai usata. È comunque aperta, nel senso quello intendo. Sì, sennò, sì. Guarda, posso essere onesto? Mi dica. La PlayStation costa 4,99, giusto? Però lucrare! Lucrare sulla passione delle persone che vogliono giocare mi sembra una cosa da mascalzoni, da persone piccole. Purtroppo il mercato questo è, cioè...
Cioè, onestamente, mi sembra una truffa. Lei l'ha pagata 4,99, l'ha aperta, io sono disponibile, solo perché sono un signore e sono una persona molto onesta, a darle 400. No, non è neanche mia la break, io la sto prendendo per conto di un ragazzo, quindi sta acquistata al day one come un regalo. Aspetta, è aperta ma mai usata, purtroppo il mercato questo è, cioè non è neanche mia la break. È rubata? No, assolutamente no, anche perché c'è lo scontrino. Cioè avete rubato la PlayStation e lo scontrino? No, nessuno sta dicendo che l'abbiamo rubata, l'abbiamo solamente presa. Come l'abbiamo usata, così abbiamo visto le prestazioni e siamo passati subito a Xbox. Anche perché, cioè, a livello di prestazioni è... Ok, no, ti ringrazio, no, perché guarda, ti dico la verità, io avrei speso anche 700 euro per la PlayStation perché la volevo, però mi hai convinto sul fatto sul fatto che l'Xbox è migliore, quindi adesso magari trovo qualche... Sì. No, sicurati, cioè noi la vendiamo per questo. No, guardi, onestamente mi hai convinto sull'Xbox, quindi ti ringrazio, adesso vedo se c'è qualcosa su Xbox. Però veramente... Se vuoi prendere l'Xbox ci facciamo anche una partita insieme, anche perché ho la Serie X che va benissimo come console. Quindi. Ti lascio il mio account dell'Xbox allora, se tu giochi su Xbox. Va bene, come vuoi, va bene. Si chiama Era uno scherzo dei The Show -91. Alessio Stigliano. Onestà con conducente. Buongiorno, Radio Taxi? Sì, esatto. Posso essere onesto con lei? Certamente. Grazie. Preferisco Uber. Mi spiace molto. Capisco, non volevo ferirla, però io tendo ad essere onesto. In realtà anche Enjoy... Ha avuto qualche problema? Share Now. Ma in realtà non capisco il vostro costo, onestamente. Cioè, chiamo il taxi, arriva con già 6 euro caricati, cazzo, c'ha le ruote d'oro? No, c'è un costo di bandiera più i chilometri per raggiungerla. Per questo ha un costo. No, ma so benissimo come funziona. Sì, lo so, è che onestamente preferisco proprio Uber. Ci tenevo a farvelo sapere, ma in generale preferisco Uber. Lo faccio sapere ai suoi colleghi in centralino e anche ai suoi colleghi tassisti. Per onestà. Va bene. La ringrazio, è stata molto gentile. Salve. Devo dire che a livello di servizio clienti invece preferisco i radiotaxi, perché sono sempre molto gentili gli operatori e le operatrici che salutiamo. Usate taxi italiani, ragazzi. Fatelo per il nostro paese. Onestà animale. Salve, panetteria? Sì. Sì, buongiorno. Io avrei una domanda. Sono passato in questi giorni di fronte al vostro negozio. Volevo entrare, ma ho visto un cartello che non me lo permetteva. In che senso? Mi scusi. La trappola. Perché ho letto io non posso entrare. Il cane? Io ho letto io non posso entrare, pensavo fosse riferito a me. C'è il cartello, non è che c'è il cane sul cartello che lei ha visto. Ma mi scusi, onestamente. Ma come fa un cane a leggere un cartello? Poi il mio è tra l'altro un pastore tedesco, non parla nemmeno italiano. Cioè, come fa? Senta, guardi, non credo che posso avere la forza di discutere con lei. No, ma non è questione di discussione. Mi chiedevo qual era la logica che c'era dietro. Un cane non può leggere un cartello, signora. O no? Pronto? Messo giù. Vabbè, non aveva la forza di affrontare l'onestà. Lo sapevi che il livello di Show Plus più ti dà accesso all'archivio dei video rimossi dal canale? Sì, documenti, per favore. Scusa, Gesù. Non sono Gesù. No, però le somigli molto. Volevo chiedere se ti interessava della coca. E prossimamente. E molti altri, solo per gli abbonati di Show Plus. Abbonati ora. Alessio Stigliano. Pazzesco. No. Sì, era uno scherzo per un episodio degli Onesti. Non so se ci segui, sì, immagino di sì. Ciao, dove che mi segue? Ciao, va.
posso essere onesto con voi? Anche io, avessi avuto 16-17 anni, avrei rivenduto la PS5 a prezzo maggiorato. E anche questo episodio degli onesti è finito. Onestamente non vedo l'ora di fare il prossimo, in cui andremo davvero per strada a fare le candid da onesti, non più gli scherzi telefonici, che magari continueranno comunque. Fatto sta, lasciate un like, perché a 150.000 like gli onesti tornano per strada. Commentate qui sotto con altre onestà da dire, o al telefono, anche dal vivo, all'aperto, perché torneranno gli onesti dal vivo. Stiamo soltanto organizzando, perché deve essere un ritorno epico. Poi lasciatemi dire, ragazzi, non so se ve ne siete accorti grazie ai numerosi banner che abbiamo inserito nei video, ma il 26 maggio abbiamo aggiunto all'archivio dei video rimossi ben due video: offrire coca alla gente e il primo episodio di Per Quiz al Parco. Ve la ricordate la Per Quiz al Parco? 5050, che bei tempi. A questo punto non vi resta che seguirci su Instagram, qui i nostri profili personali, qui il profilo di The Show, qui invece in descrizione c'è il link al nostro bellissimo canale Telegram. Cliccate. E iscrivetevi al canale cliccando qui in alto, vedete qui, oppure abbonatevi cliccando qui in basso sul tasto abbonati o al link in descrizione.